Buongiorno cari amici di Becil Network, Rete Informazione Europea, bentornati al notiziario della Germania del 6 ottobre 2024. Il 29 settembre abbiamo assistito alla manifestazione per la pace in Italia ad Assisi. Anche qui in Germania si è svolta la manifestazione per la pace il 3 ottobre, che era festa dell'unità della Germania e quindi in tanti vi potevano partecipare. E infatti, giovedì pomeriggio si sono ritrovati migliaia di persone che hanno preso parte a questa marcia. Al centro dell'attenzione c'erano le critiche a sostegno di Ucraina e Israele con le armi, la richiesta di negoziati tra Russia e Ucraina e la fine della guerra di Gaza. La manifestazione era diretta anche contro lo stazionamento dei missili americani a medio raggio in Germania. I promotori hanno parlato di circa 40.000 partecipanti. La polizia ha anche affermato che il numero dei partecipanti era comunque nell'ordine delle 5 cifre. La polizia era schierata con ben 1.000 poliziotti. I partecipanti si sono riuniti a Charlottenburg con bandiere e manifesti della sinistra e della Bündnis Sahra Wagenknecht, cioè Alleanza di Sahra Wagenknecht. Erano esposte anche bandiere della pace, della Germania e della Palestina. Si potevano leggere slogan come diplomatici invece delle granate o fermate immediatamente la guerra, nessuna consegna di armi all'Ucraina. Ad una delle tre marce di protesta hanno preso parte anche numerosi manifestanti che chiedevano solidarietà alla popolazione della striscia di Gaza. Si potevano vedere alcuni manifesti con slogan come Stop al terrore dell'occupazione, la NATO sta guidando la guerra e il genocidio, solidarietà con il Donbass e Gaza. Occasionalmente si sono sentite anche grida come Israele è un assassino di bambini. L'alleanza Mai più la guerra ha indetto la manifestazione e a questa hanno aderito tra gli altri diversi membri del Parlamento dell'alleanza Sahra Wagenknecht e anche della sinistra, rappresentanti sindacali e attivisti. In occasione dell'evento, poi nel quartiere Tiergarten a Berlino, la presidentessa dell'alleanza Sahra Wagenknecht, appunto Sahra Wagenknecht, ha chiesto al presidente russo Vladimir Putin un dialogo sulla fine della guerra in Ucraina e ad affermato, ha affermato inoltre: Trovo così fastidioso quando ci viene sempre detto che per motivi di morale non ci è permesso di parlare con Putin. Ha partecipato anche Ralf Stegner, che è un politico della SPD, del partito quindi di Scholz, il quale è stato anche tra l'altro fischiato dai partecipanti quando ha parlato di guerra dell'aggressione russa e del diritto dell'Ucraina all'autodifesa. Stegner aveva già difeso la sua partecipazione alla manifestazione per la pace e alla radio aveva dichiarato che non vede alcun problema di trovarsi sullo stesso palco con critici del governo federale, come il presidente appunto dell'alleanza Sahra Wagenknecht. Secondo lui è sbagliato lasciarsi espellere dal movimento pacifista a causa sua, a causa di Wagenknecht. Non sono mancate ovviamente le contromanifestazioni. Diverse centinaia di persone hanno preso parte alla manifestazione filo-ucraina. Hanno accusato i manifestanti pacifisti di banalizzare la guerra di aggressione russa. In un'altra contromanifestazione è stato criticato il fatto che anche numerosi esponenti di estremisti, cosiddetti estremisti di destra, si fossero mescolati ai manifestanti della guerra, della manifestazione appunto per la pace, guerra mai più. Sebbene le varie manifestazioni si siano svolte una accanto all'altra, secondo la polizia non ci sono stati scontri significativi. Inoltre, una protesta a Parigi al Plaza ha chiesto il continuo sostegno all'autodifesa e alla pace sostenibile dell'Ucraina e al mattino, davanti all'ambasciata russa in Unter den Linden, manifestanti in costumi funebri hanno depositato sacchi per cadaveri. Bene, questa era una notizia anche per far notare come la partecipazione in Germania per la pace invece è stata molto più cospicua rispetto a quella in Italia del 29 settembre. Passo alla prossima notizia. L'accesso agli smartphone è consentito anche per reati minori. La Corte di giustizia europea ha deciso che la polizia può anche scansionare gli smartphone per reati minori, ma solo se un tribunale o un'altra autorità indipendente lo verifica preventivamente. Gli smartphone possono essere scansionati quindi dalla polizia? Sì, così dicono i massimi giudici dell'Europa. Se la polizia legge i dati da uno smartphone,
Ciò può costituire una violazione grave o addirittura particolarmente grave dei diritti fondamentali di una persona, poiché i messaggi, le foto e la domanda di quali siti web siano stati visitati consentono di trarre conclusioni molto precise sulla vita privata di questa persona. Tuttavia, non si dovrebbe vietare alla polizia di utilizzare i cellulari per reati minori, perché in tal caso si correrebbe il rischio che i reati non vengano più perseguiti in maniera efficace. È importante che ogni paese dell'Europa stabilisca con sufficiente precisione quando è possibile leggere gli smartphone. Inoltre, un tribunale o un'altra autorità indipendente deve sempre verificare in anticipo se la visione del cellulare è appropriata nella situazione concreta. Di norma, la persona interessata deve essere anche informata della lettura del suo telefono, almeno quando questo non disturba più l'indagine. In Germania i giudici decidono già sulla confisca dei cellulari e le persone interessate vengono informate. Beh, io ne sono la prova vivente perché a me è successo. Me l'hanno confiscato e me l'hanno controllato per benino il cellulare, quindi qui in Germania è già possibile. Ma dopo questa sentenza, la legge tedesca dovrà anche restringere il campo in modo più preciso, cioè specificare per quale tipo di reato lo smartphone può essere controllato. E finora tali restrizioni in Germania non ci sono ancora state. Bene, quindi ci saranno delle restrizioni a un qualcosa dove la Germania già attua adesso, e quindi invece ci saranno delle restrizioni una volta che a livello europeo sarà deciso come avvenire questo controllo degli smartphone anche per reati minori. Bisogna vedere anche specificare quali sono questi reati minori e identificarli. Bene, con questo concludo il mio notiziario per questa settimana. Vi auguro un buon proseguimento nel seguire le trasmissioni di Beccioni Network e Rete Informazione Europea e vi do appuntamento alla prossima. Grazie di avermi seguito. Ciao!